Allora iniziamo. Può darsi che oggi la farò più breve, magari per la gioia di qualcuno, perché effettivamente non mi sento ancora piena di forze. E però proprio questa parasha ci deve riempire di forze, per cui c'è il caso che parlandone già io cominci a stare meglio, come a volte succede, Baruch Hashem. Perché questa parasha ci dà così tante forze? Intanto siamo alla conclusione del Sefer Bereshit, anche chiamato Sefer HaYashar, che parla dei tre nostri padri, HaYasharim, e ci fa anche passare da una condizione ad un'altra condizione. Vuol dire che si termina questa parasha con il momento migliore della vita di Yaakov, passata in modo stranamente, poi spiegheremo, proprio in Egitto, i suoi momenti migliori, e momenti migliori anche per tutto il popolo di Israele, che vivono in una terra ricca, ricca di pascoli, si prolificano, diventano una grande nazione, sono i fratelli praticamente del re, quindi hanno anche uno status, ammirati e rispettati. Condizione elevata. E poi, settimana prossima, ci troveremo tutto un tratto piombare dentro l'esilio, la calut, la schiavitù, le peggiori cose. Per capitare in quella situazione abbiamo bisogno di forze. Questa parasha, Yaakov Avinu, ci dà queste forze. Però, siccome non si tratta solamente dell'esilio nel quale siamo piombati allora, ma si tratta dell'esilio del quale continuiamo in qualche modo ancora ad essere, per cui le forze che Jacob ha dato sono quelle che noi dobbiamo avere per saperci girare ancora in queste ultime rimasugli di esilio e sapere come comportarci per trarre il massimo e arrivare alla meta. Ma questo Shabbat, essendo l'ultimo del Sefer Bereshit, di un libro della Torah, sappiamo che ogni volta che si finisce un libro della Torah, al Beta Knesset, ormai noi possiamo andarci molto meno, però anche chi è a casa può dichiarare Chazak Chazak Venit Chazek. C'è una forza particolare nell'ultima parasha che si riceve praticamente da tutto il libro. Se dobbiamo vedere la forza che riceviamo in questo Shabbat, da questo libro, da questa parasha, vediamo che è veramente una forza diversa e speciale e Mashmauti, molto rilevante. Proviamo a immaginare solo il fatto che Jacob Avinu, come noi sappiamo, comprende in sé anche Avram Avinu e anche Yitzhak Avinu. Sappiamo che Avram corrisponde a Chesed, che Yitzhak corrisponde a Gvurah, e Jacob Avinu Tiferet. Vuol dire che dentro di lui si mischiano armonicamente tutte le qualità che i nostri padri hanno e trasmettono poi a noi. Quindi quando Jacob Avinu oggi, in questa parasha, ci trasmette la forza, non è solo la sua forza che ci trasmette, ma è la forza di tutti i padri. Però qui c'è qualcos'altro. Non soltanto in sé lui contiene tutti i padri, ma lui contiene anche tutti i figli. Penso che Yaakov Avinu è chiamato una Neshama Klalit, è un'anima generale che contiene in sé tutte le anime, per cui noi siamo contenuti in lui. E quindi quando lui dà vita, dà forza da quello che lui ha in se stesso, a quello che lui ha in se stesso. E per ottenere e utilizzare questa forza, noi dobbiamo renderci conto che noi siamo strettamente collegati a Yaakov Avinu. E questo stretto collegamento
Lo vediamo nel fatto che la Parashah dice e si chiama Vayechi Yaakov, e visse Yaakov. Quindi qui si parla di vita. E forse parlando di vita noi dobbiamo capire un po' meglio che cosa significa vita, cosa significa la vera vita. E il concetto, il termine di vita lo capiamo se pensiamo qual è l'origine della vita. Qual è l'origine della vita? HaKadosh Baruch Hu, Dio benedetto, la vita viene da lui, è lui la vita. Quindi, essendo l'origine in HaKadosh Baruch Hu, la vita è un qualcosa di eterno. E se andiamo a vedere la storia, il fatto che oggi ci sia la morte è una condizione temporanea, ma non è la condizione reale. La condizione reale è di vita eterna. Hashem, quando ha creato Adam, Chava, ha creato Adam per la vita eterna. Con quello poi che è successo con il peccato dell'albero della conoscenza, del bene e del male, lì si è inserito il concetto della morte e questo passaggio e questo processo che però deve portare poi alla conclusione del processo, allo scopo di questo processo e alla conclusione, allo scopo che sarà nella redenzione, tornerà allo stato normale, quello che deve essere, cioè la vita eterna. Per cui la nostra vita, la nostra vera vita è eterna. Per noi però cogliere questa eternità è più difficile perché nella nostra realtà, quella che noi conosciamo, non riusciamo a cogliere il concetto di eternità altro che per fede. Per fede lo possiamo capire teoricamente, ma nell'esperienza di vita nostra noi non lo comprendiamo. Però se Jacob, quello che ci tutta la forza che ci trasmette è essenzialmente la sua vita, che è la vita eterna, che è il legame con HaKadosh Baruch Hu, bisogna che noi sì ci colleghiamo a questo e prendiamo questa forza. Però in qualche modo noi dobbiamo arrivare sì a comprendere dentro di noi questo concetto in un modo più, non soltanto come fede, ma anche come vera comprensione. Ora, un'altra cosa da comprendere è come mai si parla di Veyechi Yaakov. La Torah pensa bene di parlare della vita, dando anche questo senso alla vita di Yaakov, un senso cioè del tutto positivo, proprio nel momento in cui scende in Egitto. Cioè non poteva associare questo concetto della forza della vita di Yaakov al momento in cui era in Eretz Israele, in Eretz Canaan. Allora sarebbe stato più logico. Perché proprio in Egitto? E qui noi abbiamo anche un altro termine di comprensione che ci aiuta oggi. Abbiamo capito che l'Egitto, nonostante che il vero esilio è cominciato dopo la morte, non soltanto di... Vedremo poi questo termine morte associato a Jacob è molto impreciso, imperfetto. Dopo la morte di tutti i fratelli, quando è cominciata la scavitù, allora è veramente cominciato l'esilio. Però già la discesa in Egitto per Jacob era qualcosa di abbastanza chiaro, che questa discesa in Egitto corrispondeva a quello che suo nonno Avram aveva avuto come promessa da Kadosh Baruch Hu, che la sua discendenza sarebbe stata per 400 anni in esilio, sarebbe stata in schiavitù anche, e solo dopo sarebbe uscita e avrebbe ricevuto tutta la terra che era stata promessa alla discendenza, al popolo di Israele. Per cui quando Jacob è sceso in Egitto, sapeva cosa stava succedendo. Tanto sapeva che cosa sta succedendo, che paradossalmente, pur essendo, possiamo immaginare l'entusiasmo, l'emozione che poteva provare Jacob dopo 22 anni che ha creduto suo figlio Yosef morto e adesso ha la garanzia non solo che non è morto, ma che è
e non solo che è in una posizione alta in Egitto, cioè non è uno schiavo, non è uno servo, ma non solo questo, ma anche che tutto questo tempo è rimasto lo stesso Yosef, Yosef HaTzadik, non si è mai allontanato dalla fede in Dio, da tutto quello che suo padre gli aveva trasmesso. Nonostante questa emozione, questa gioia, invece di correre e precipitarsi, si ferma prima e fa alcune preparazioni. Una di queste è prendere azzei shittim, dei tronchi, degli alberi, non so se di acero, non mi ricordo più, ma comunque erano dei tronchi enormi, per portarli in Egitto. Cosa che è bella vedere quanto il nostro popolo è nella sua fede è fuori di testa per qualsiasi altra persona che lo guarda da fuori. Perché non soltanto Jacob, immaginiamocelo, nei 70, 67, quando sono scesi in Egitto, che si trasportavano questi tronchi. E perché li trasportava? Perché sapeva che in futuro avrebbero dovuto, la sua discendenza, costruire il santuario, avrebbero avuto bisogno del materiale con cui costruirlo. E la stessa cosa poi vedremo fra un po' di Parashiot, quando finalmente il popolo di Israele riesce a uscire dall'Egitto, invece di correre fuori senza aspettare un attimo, oltre a svuotare l'Egitto da tutte le sue ricchezze, stanno lì anche a prendersi tutti questi tronchi enormi, a caricarseli, a portarseli via. Per cui, ripeto, per uno che è da fuori, questi qui sono fuori di testa. Ed è bello essere questo fuori di testa, attaccati a Kadosh Baruch Hu, è una fede tale, per cui si fanno delle cose che sembrano al di là della ragione. E questo è un modo di vedere le cose che dovrebbe accompagnarci quando sempre noi siamo attirati a cercare di fare tutto in modo molto logico. Seguire la via di Hashem molto spesso va molto al di là della logica. Comunque a un certo punto, quando Jacob scende in Egitto, si capisce che sa cosa succederà, anche se è stato garantito da Dio che non succederà finché lui sarà in vita. Però sa dopo cosa succederà. E in ogni caso, la Torah pensa bene di associare la forza e la vita eterna di Jacob proprio nel momento della sua discesa in Egitto, proprio perché questa forza è la forza dell'ebreo di cui oggi parleremo, di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, che è un po' lo stesso tema. Questa forza non è la forza della luce che arriva nel buio dell'esilio per portare un po' di luce. Non è questo il nostro compito qui. Arrivare nell'Egitto, che è il buio, che è il male, che è l'oscurità, e lì avere la vita, è perché la vera vita è quando riesci a trasformare il buio in luce. Non è che da lontano e dall'esterno porti della luce e il buio resta buio e resta illuminato solo finché tu porti la luce, anche perché poi te ne vai e la luce non c'è più. Il mondo qui dell'esilio è un mondo che nasconde il divino, un mondo di oscurità, ma il nostro compito è quello di far sì che noi scopriamo la luce stessa che produce il buio. Vuol dire che in tutto quello che Dio ha creato esiste il divino e noi dobbiamo scoprirlo. Quindi anche in tutto ciò che sembra buio c'è la scintilla divina dentro. E la liberazione dall'esilio è proprio rivelare il divino soprattutto nelle parti più inferiori, nel buio. Questo è il nostro compito. Per cui proprio associato all'Egitto si parla di Vayechi Yaakov, cioè della forza di Jacob, della sua vita eterna. Cosa vuol dire vita eterna? Sappiamo che quando si parla di Jacob è detto che Jacob non è morto. E quando c'è chi obietta dicendo come non è morto, scusate, la Torah stessa, non solo ne parla, ma parla anche che è stato preparato, imbalsamato, sepolto e cosa stam, si è messa la Torah a raccontare storielle. E a quel punto ti viene detto che che se per gli altri
padri e addirittura anche per Mosè in seguito, quando si parla della loro morte, viene usata la parola morte, per Jacob non viene usata la parola morte, da cui si deduce che Jacob non è morto. E qui viene anche detto Ma di... dove, perdonami Ruth, dove non viene detta la parola morte nella Torah? Sì. Ah, ok. Nella Torah non viene citata la parola morte, cioè per tutti quanti ritirano i piedi nel letto, c'è un altro verbo che non ho visto bene cosa vuol dire, eccetera, e per tutti quanti viene usato Veiamot, per Jacob Veiamot non è usato, semplicemente non è usato. Quindi qui la deduzione è, siccome quello che noi impariamo e continuiamo a ripetere, continuiamo a cercare di infilarci bene in testa che la realtà delle cose e la verità delle cose è la Torah e non quello che noi vediamo. Ci sono due realtà davanti, quella percepibile, quella della Torah. Qual è quella vera? Quella della Torah. Quando un pilota d'aereo è in alta quota e a un certo punto ha una confusione e per lui chiaramente vede il cielo sopra e il mare sotto, mentre gli strumenti gli dicono che è il contrario, e lui è sicuro di quello che vede, è un fenomeno chiamato vertigo, se non sbaglio, è sicuro di quello che vede, se lui andasse secondo quello che vede, si schianterebbe in mare. E deve fidarsi degli strumenti, per cui esiste una realtà che è quella che noi vediamo, e non per questo vuol dire che questa realtà che noi vediamo è la realtà. La realtà sappiamo che è la Torah perché? Perché la verità è la Torah, molto semplicemente. Però noi non siamo abituati a ragionare in questo modo. Noi facciamo una bella divisione: c'è la Torah quando la studiamo, e poi c'è la nostra vita reale. La Torah è molto astratta. E la Torah è la vostra vita reale, quello che noi capiamo, è quello che noi vediamo, interpretiamo, questa è la realtà. Per cui fare questo capovolgimento è un lavoro non da poco, ma che piano piano dobbiamo cominciare a fare. Ora qui Masechet Tanit dice, disse Rabbi Yochanan, Yaakov nostro padre non è morto, obiettò Rabbi Nachman, e forse per niente che gli si fece il lamento funebre, che gli fu imbalsamato e sepolto, e l'altro replicò: da cosa, perché io so dalla Torah che non è morto? E dice: perché a un certo punto viene detto, quando Hashem promette non abbatterti Israele, perché ecco, io libererò ti, io libererò te da un paese lontano e la tua discendenza dal paese della tua prigionia. Cioè viene detto che al momento della Geulah Hashem libererà sia Yaakov che la sua discendenza. Non si può liberare qualcuno che è morto, si può liberare soltanto qualcuno che è vivo. E il seguito di questo è finché fin quando la tua discendenza vivrà, anche Jacob vivrà. Allora, uno potrebbe capire questa cosa in un modo molto più esteriore, come dire, ok, capiamo che Jacob ci ha trasmesso la sua forza, la sua vitalità, ha trasmesso queste belle cose, per cui finché la forza per la quale ha potuto trasmetterle è la sua unione completa con la Torah, quindi con Dio. Dio e la Torah sono una cosa sola, essere uniti completamente alla Torah, essere uniti a Dio. Quindi questo è quello che Jacob ci trasmette. Per cui una spiegazione potrebbe dirci, ok, fino a quando i suoi discendenti, che è già una cosa miracolosa, dopo migliaia di anni, dopo tutte le persecuzioni, dopo tutto quello che abbiamo passato, che per via naturale dovremmo essere estinti da un bel pezzo, noi siamo qua e milioni di ebrei seguono la Torah, vuol dire che questo fatto sta a significare e a dare vita a Yaakov. La spiegazione invece, che è più profonda, che viene data, è esattamente il contrario.
noi abbiamo avuto la forza in tutte queste generazioni di sopportare e di esistere, non soltanto esistere, ma rafforzarci, perché Yaakov è vivo. Da lui prendiamo, se non ci fosse questa vita eterna di Yaakov che ci viene trasmessa, alla quale noi ci colleghiamo, non saremo, oggi non saremo semplicemente qui. E il paragone che a me spesso viene è quando si pensa a cercare di capire che cos'è la vita eterna, che cos'è questo collegamento. È quando, mentre noi in genere restringiamo il nostro concetto di vita a qualcosa di limitato, che poi alla morte, eccetera, eccetera. La bolla nella quale noi viviamo è un po' come se uno andasse a studiare, non sono andato a vedermela precisamente qual è la percentuale, però si sa che la percentuale di cervello che l'uomo usa è ridicola. Cioè, non so quanto per cento, ma pochi per cento della capacità, della potenzialità del cervello. Per cui immaginate se noi utilizzassimo il massimo del nostro cervello, visto dal massimo del nostro cervello, come noi viviamo oggi, ci vedremmo come gli uomini preistorici, ci vedremmo in una maniera assolutamente ridicola. Invece noi abbiamo la presunzione di capire, di sapere di qui e di lì. Ora, in senso spirituale è un po' la stessa cosa. Noi pensiamo di essere chissà cosa quando dentro abbiamo, e non in un modo in genere non rivelato, un potere divino, perché abbiamo un'anima divina, un'essenza dell'anima che è assolutamente infinita, che è veramente la vita eterna, è eterna e noi ce l'abbiamo. E se, quando noi siamo collegati a questa parte, siamo collegati a Yaakov Avinu. È questo che Yaakov ci trasmette, che abbiamo dentro e che lui continua a esistere, e questa anima divina esiste in noi e non ha una fine. Ma noi in genere non siamo collegati a questo e viviamo nella nostra piccola bolla, e questa piccola bolla la espandiamo nella nostra consapevolezza come se fosse l'unica realtà esistente. Quindi noi però abbiamo davanti ancora l'ultima parte del processo dell'esilio e abbiamo bisogno più che mai di collegarci a questa parte, perché proprio grazie a questa forza di vita che eterna e dell'infinita capacità e potenzialità dell'anima divina, dell'essenza della nostra anima, che noi possiamo non soltanto affrontare le prove dell'esilio, ma arrivare alla nostra meta, a rivelare veramente Dio qui. Ora, facciamo per comprendere questa forza interiore nostra, che è qualcosa di eterno, per comprenderla colleghiamoci un attimo anche a una giornata di cui settimana scorsa non abbiamo parlato, ma che è piena di forza e di significato, che è il digiuno che abbiamo passato venerdì, in una data non facile, non normale, non siamo abituati in genere a entrare in un Shabbat col digiuno. Però questo, il digiuno del 10 di Tevet è un giorno fra i digiuni molto particolare, molto diverso, molto più forte degli altri. Noi sappiamo che esiste, secondo la Torah, il digiuno che viene descritto è quello di Yom Kippur, che continuerà a esistere. Dopodiché, secondo i Rabbanim, sono stati istituiti altri quattro digiuni, dei quali tre sono collegati alla distruzione del Tempio. Uno è il digiuno di Purim, della Megillat Esther. I digiuni segnano dei momenti particolari che sono arrivati a, come conseguenza poi, alla distruzione del Tempio e alla dispersione completa
delle ultime tracce degli agglomerati ebraici. E il 10 di Tevet rappresenta una situazione molto particolare, perché cosa è successo al 10 di Tevet? In qualche modo, proprio di male, non è successo niente. È successo che Nabucodonosor, come è chiamato in italiano, ha circondato Gerusalemme, l'ha posta sotto assedio. Nessuno può entrare, nessuno può uscire. Però non ha toccato le mura, non ha toccato nessuno, nessuno si è fatto male, non è successo niente a nessuno. Questo ci dà una lezione come non soltanto quell'assedio, ma ogni altra situazione nella quale Dio ci mette di minaccia, se si vuole, di difficoltà, ha un'unica funzione, è un'espressione di grande affetto di HaKadosh Baruch Hu, che ci dice: sveglia, non sei nella direzione giusta, dai una svolta, mettiti nella direzione giusta e non succederà niente. Questo vuol dire che i giorni di digiuno, che sappiamo che sono i giorni di grande forza, perché sono dei etrazon, dei momenti molto favorevoli, in cui HaKadosh Baruch Hu solo è lì che aspetta la nostra tshuva, e tshuva non soltanto nel senso di pentirsi dei peccati, ma anche proprio di rivolgerci di nuovo a lui, di renderci conto che la realtà è che tutto quello che succede, è che tutto il progetto e tutto quanto è HaKadosh Baruch Hu, che è lì che dobbiamo vedere la realtà delle cose e non confonderci. Per cui noi abbiamo bisogno di attaccarci a qualcosa che ci permette qui all'interno dell'esilio di non confonderci, di non lasciare che la realtà che noi vediamo ci porti via e ci confonda. E questa è stata l'occasione che Hashem ci ha dato col 10 di Tevet, come dire che se noi avessimo risposto all'appello di Hashem, non ci sarebbe stata la distruzione del primo tempio né del secondo, e forse sarebbe stata già allora Geulah. Però le cose non sono andate così, e se non sono andate così non è per caso. Vuol dire che veramente dovevamo passare un processo diverso. E perché dovevamo passare un processo diverso? Pensiamo un attimo al tempo del primo tempio, dove vi era veramente una rivelazione divina che noi facciamo fatica anche solo a immaginare. Andare 3 volte all'anno al tempio e avere una percezione del divino percettibile, cioè non è che non era percettibile lì, era veramente rivelato il divino, avrebbe dovuto metterci in una condizione di totale unione con Dio. Dio però ha messo dentro di noi anche un altro istinto, e non l'ha messo a caso, l'ha messo proprio per far tirare fuori da noi delle forze più sconosciute. E questa opposizione a un certo punto l'ha messa non soltanto quella che c'è dentro di noi, l'istinto del male, l'ha messa anche fuori di noi. Cosa vuol dire? Che quando tutto va bene, quando tutto è una meraviglia, noi tendiamo ad addormentarci, tendiamo a dare tutto per scontato e okay, la cosa ci va bene, ma resta tutto a un livello molto esteriore. Non siamo stimolati a scoprire dentro di noi una parte molto, quello che abbiamo detto prima, usiamo soltanto il 2% del cervello, usiamo soltanto la parte esteriore della nostra anima divina, non andiamo a cercare, non andiamo a rivelare l'essenza vera dell'anima. A quel punto l'unico modo che abbiamo per ricollegarci e scoprire l'essenza vera dell'anima è quando veniamo messi da fuori in una condizione di prova talmente dura che veniamo chiusi in un angolo, e l'unica è rivelare queste prove, queste forze. E questo però, se noi lo impariamo un po' meglio e lo capiamo un po' meglio, ci fa affrontare qualsiasi prova
che l'esilio ancora ci mette davanti in un modo completamente diverso. Non è più un accidenti, mi è capitata anche questa, ancora una volta, ma è avere Kadosh Baruch Hu, come il 10 di Tevet, che mi dice: per piacere, ti voglio tanto bene, ti prego, mettiti, vedi che hai perso un attimo la strada, torna un attimo, vedi cosa devi fare, vedi cosa devi capire. A quel punto basta per noi vedere e capire e anche le prove che l'esilio ci pone, dove in genere sono prove dure di sofferenza, ci vengono risparmiate perché non ne abbiamo più bisogno, perché basta una sveglia molto più piccola. Però oggi che noi abbiamo ricevuto in dono dalla Gemara Zaken, dalla tutta la Hasidut che ci fa vivere, capire meglio tutto questo, veramente oggi noi possiamo affrontare le prove con una consapevolezza per cui le prove diventano semplicemente soltanto un trampolino per farci elevare ancora più in alto, se le prendiamo nel modo giusto. Però oggi abbiamo questi strumenti, prima non avevamo questi strumenti e avevamo solamente le durezze pazzesche dell'esilio. Però queste durezze pazzesche sono servite per risvegliare in noi, perché non avevamo scelta. Quando sei presa a batoste, devi tirar fuori qualche forza e la forza che vai a tirar fuori è Yaakov Avinu Chai. È quello che Jacob Avino ci ha trasmesso, è questa forza. Quando c'è stato il 10 di Tevet, nessuno allora avrebbe potuto neanche lontanamente immaginare la distruzione del Tempio. Avrebbero potuto immaginare, ok, forse dobbiamo fare un po' tshuva, pentirci un po' dei peccati e poi tutto andrà bene. Ma proprio per questo Kadosh Baruch Hu ha dovuto fare qualcosa di più drastico, perché anche oggi c'è sempre il rischio che noi prendiamo le cose, basta fare un pochettino i bravi bambini, far vedere la maestra che abbiamo un po' studiato e ci lascia in pace, possiamo tornare a fare quello che ci diverte di più. Ma Dio vuole che invece la lezione la impariamo veramente, perché non è per lui, è per noi la lezione. Per cui ci dà delle occasioni. Aspetta che adesso sto perdendo invece una cosa. Per cui non ci si immaginava che potesse essere distrutto il tempio, eppure c'era stato addirittura un avviso. Non era una sorpresa. Anni prima il profeta Ezechiele, aveva ricevuto in profezia un avviso, chiamiamolo, di Kadosh Baruch Hu, che gli ha detto: prendi una padella di ferro, per padella si intende non qualcosa con una cosa piatta, mettila fra te e la città, si intende Gerusalemme, come un muro, e questo è un segno, cioè nel senso che Hashem già fa capire che il Tempio sarà distrutto. A causa dei nostri peccati, il Tempio sarà distrutto. Dopodiché ci viene data l'occasione, noi perdiamo l'occasione e arriva effettivamente la distruzione. La distruzione come arriva? Col Barzel, con il ferro. In ebraico, ferro è Barzel. Perché c'è stato bisogno di questo segno? Perché il ferro? Il ferro noi sappiamo che è qualcosa che simbolizza proprio il male, tanto che nessun suono di strumenti di ferro doveva essere sentito nel Bet HaMikdash, per cui se per costruire qualcosa doveva essere veramente usato del ferro, doveva essere fatto lontano in modo che non si sentisse, mentre l'altare, se avesse soltanto toccato qualcosa di ferro, non sarebbe stato la pietra che avesse toccato il ferro, non sarebbe stata adatta alla costruzione dell'altare. E questo perché se l'altare con la capparà, con l'espiazione che procura, allunga la vita, come è noto, qualsiasi arma, qualsiasi violenza è raffigurata dal ferro, dalla durezza del ferro.
Per cui Hashem mette in guardia e dice: arriva il ferro, arriva la durezza della parte opposta, del nemico, del male, e distruggerà. Però quando ci dà questo ferro, ci dà anche un'altra allusione, perché in altri versi viene trovato che al ferro sono paragonati i Talmidim, Chachamim, gli studiosi di Torah. Vuol dire che c'è anche una parte corrispettiva del ferro che rappresenta il male e del ferro che sempre costituisce forza. Questo ferro lo troviamo anche dalla parte della santità. E questo ferro rappresenta proprio quello di cui stiamo parlando già la settimana scorsa, questa settimana, quello che Jacob Avino ci trasmette, e che è questa forza indomabile, questa forza per cui niente al mondo può essere di disturbo al fare la volontà di Dio. Questa forza è dentro di noi ed è infinita ed è la vita che Jacob ci trasmette, e questa forza addirittura ancora di più ci viene trasmessa dalle mogli di Jacob, dalle nostre madri. Infatti, se si va a vedere, le iniziali dei nomi delle nostre madri formano la parola Barzel. Per cui noi sappiamo che in varie cose le madri erano anche superiori ai nostri padri. Per cui noi riceviamo veramente un bagaglio consistente di forza dentro di noi da riscoprire, da collegarci, che ci permette di affrontare qualsiasi cosa, di dare significato a qualsiasi atto della nostra vita, perché qualsiasi atto della nostra vita riconosciamo che in quel momento noi stiamo facendo la volontà di Dio. Se siamo svegli e non addormentati, cominciamo a non dare più scontato nulla, e questo ci porta al perfezionamento del nostro mondo fino a renderlo il posto dove Dio si può veramente rivelare qui, e dove la nostra anima divina si può rivelare, e dove non dovremo più andarla a cercare, perché sarà la cosa rivelata. Però per questo noi dobbiamo percorrere una strada. Abbiamo ricevuto la forza però di farlo, ma è una forza che va continuamente riscoperta. E siamo in un periodo in cui già il mondo dimostra come il ferro che rappresenta il male già è stato aggiustato, se si può dire, ed è passato sotto il governo della santità. E prova ne è, se vi ricordate, andate a vedere il palazzo dell'Ulm, dove c'è scritto il verso di Isaia che parlando della Geulah, del fatto che tutte le armi, quindi il ferro, si trasformeranno in strumenti agricoli, strumenti per la pace, e il fatto che il ferro del male, che è paragonato a Edom, vediamo come l'America stessa, come gli ultimi anni che noi abbiamo passato con Trump, come Edom, come Esav, ha avuto anche lui il suo tikkun ed è al servizio ormai della Kedushah. Qui però aggiungo una parentesi mia personale, forse una volta già ne ho parlato, del fatto che uno è portato in questo momento a chiedersi, nel momento in cui in America succedono delle cose apparentemente veramente così strane, in cui secondo anche tutto quello che abbiamo detto adesso, la logica conseguenza doveva essere che Trump continuava nella sua opera, e la sua opera era completamente, quasi completamente a nostro favore, perché un errore grosso l'ha fatto, ma per buona parte a nostro favore. E la reazione che viene è di stizza: ma come, non è possibile, adesso ritorna tutto come prima, eccetera, eccetera, eccetera. Il pensiero che io ho avuto a proposito di questo è proprio: non so come andrà a finire, può darsi ancora che Hashem, che Dio riesce, i giochi sono in mano sua e può fare veramente quello che vuole, ma che per noi non deve essere così importante. Perché Trump o non Trump, qualsiasi personaggio qui nel mondo, soprattutto un personaggio goi, è semplicemente uno strumento in mano di Dio. E finché noi ci ricordiamo che è uno strumento in mano di Dio, lo strumento può e deve funzionare nel modo migliore possibile. Ma se noi per un attimo ci confondiamo e
e ci aspettiamo dallo strumento stesso la salvezza, come era successo ai tempi di Purim, di Hashverosh, in cui gli ebrei hanno visto il loro essere elevati di rango, essere presi sotto l'ala del re Hashverosh, che addirittura gli ha preparato un banchetto riservando loro tutto il cibo kasher che potevano volere, e i loro occhi erano rivolti a siamo al sicuro perché abbiamo il re dalla nostra parte, e addirittura abbiamo un infiltrato, abbiamo ministro Mordecai che è dei nostri, la moglie del re che abbiamo una tale serie di certezze che ci portano via completamente dalla verità. E la verità è che la nostra certezza deve veramente essere solamente su Dio. Per cui quando Hashem probabilmente ci vede sviare, cominciare a adorare il divino Trump che ci salva da tutto, ci si fa ricordare che le cose non stanno così. Questa è una mia opinione personale, non posso spiegare quello che Akadosh Baruch Hu fa. Però è qualcosa che mi risuona. Mentre noi dobbiamo essere costantemente attaccati alla verità, e noi sappiamo che Yaakov, la Midah di Yaakov è Emet, come si dice, Emet le Yaakov e Yaakov l'Omet, cioè la verità è di Yaakov e Yaakov non è morto, sono le stesse lettere. Sappiamo che la verità è qualcosa di eterno. Non è qualcosa che può cambiare, non è qualcosa che può terminare, che può finire. Quindi come Yaakov è Emet, non può terminare, non può finire, non può morire, viene detto che, qualcosa che forse non abbiamo ricordato, che molti dicono va bene, ma la vita di Yaakov continua come per tutti i tzaddikim. Di tutti i tzaddikim viene detto che la loro morte non è proprio una morte perché spiritualmente continuano a vivere, ma se questo è vero per tutti i tzaddikim, per quanto riguarda Yaakov la cosa è completamente diversa, ed è solo per Yaakov che la cosa è completamente diversa, perché Yaakov è Emet, la verità divina, non può finire, non può terminare. Yaakov, noi siamo dentro Yaakov, Yaakov ha dentro di sé tutti noi, e questa è una continuità che non può aver fine. Tanto che ha detto che i tzaddikim effettivamente quando muoiono si stacca da loro i livelli dell'anima che sono chiamati Ruach e Neshama, che salgono in alto, mentre la Nefesh, che è il livello più basso dell'anima, resta collegata al corpo, tanto che grandi tzaddikim, se vai a vedere le loro tombe, restano intatti. Mentre per Yaakov anche questo non è vero, nel senso che per Yaakov non è salita su in alto né Ruach né Neshama, tutto quanto è rimasto collegato al corpo. In che forma, come, lo vediamo, non lo vediamo, questo non ha nessuna importanza. L'importanza per noi è la verità che la Torah ci dice, noi dobbiamo vivere secondo questa verità e sentire questa verità dentro di noi, perché questa verità è la forza di Yaakov, è la forza dell'essenza della nostra anima, dell'infinito, di quello che per noi diventa la potenza tale che fa in modo che nulla al mondo può rappresentare alcun ostacolo. Riuscire a vedere il mondo così, la vita è molto diversa, si può cominciare la giornata con la nostra bitachon e simcha, certezza in Hashem, la nostra gioia, e tutti questi modi sono quelli che poi portano di fatto la Geulah, la redenzione, a rivelarsi. Può darsi che ci fossero ancora molte cose che mi pentirò di non aver ricordato, però penso che proprio in questo periodo, in cui da un lato è come se la nostra vita e vitalità ci venisse un po' portata via, perché questa grande prova dell'essere chiusi in casa, come sempre in ogni prova che è mandata da Dio, se noi riconosciamo che è una prova,
vuol dire che in questo momento noi abbiamo la possibilità ancora più che in altri momenti di concentrarci su quello che c'è dentro e non quello che c'è fuori e non cercare la sensazione di vita, di vitalità dal nostro agire fuori normale, nella nostra normalità, perché nella nostra normalità noi entriamo semplicemente nella routine e nella routine semplicemente ci addormentiamo e viaggiamo come automi. E mentre in questa situazione strana e diversa, noi possiamo forse più facilmente cercare la vita vera dentro noi stessi e scoprire energie, vita, che sono la nostra verità, la nostra essenza dell'anima, la nostra grande forza che Jacob ci trasmette ad ogni momento. E se qualcuno vuole ora farsi sentire, sarà un piacere. Tutto tace. Qualche microfono? Siamo senza parole. No, è troppo comodo. Parlate. Barbara, vai tu con le tue domande. Io non garantisco la risposta, però Vai Barbara, vai. perché io è la prima volta che faccio che conosco Ruth, già mi metti in mezzo e io te devo dire che per me era quasi tutto nuovo, nel senso che diciamo che veramente non sono preparata per niente sui profeti, quindi ho imparato un sacco di cose e quindi grazie infinite. E non sapevo del Barzell, quindi però non... ecco, del Barzell posso chiederti, Ruth, che non ho capito, hai detto che le iniziali delle madri di Israele, però io vedo soltanto Rachele e Lea. Bilà e Zilpà, Ah, Bilha e soltanto Zilpà, ok. lì c'è una cosa molto più profonda che non comincio a dire perché si vede che le serve in questo Barzell vengono citate prima delle padrone e questo è già un'allusione al tempo futuro in cui quello che oggi è il recipiente, Malchut, quello che deve ricevere. È al di sotto, è quello che il mashpia, quello che deve dare è al di sopra, e come poi si rivelerà che l'origine più alta è proprio quella di sotto, e tutto si rivolgerà. Però non ci entro in questo momento nella cosa. Però il passaggio ormai già che si vede della forza del male nell'area della santità, quello sì è da tenere presente. E poi qualcosa che io non ho trovato, e so che Rashi lo dice, ma non ho capito bene dove lo dice, che addirittura Rashi e Blin Eder cerco dove lo dice, che quando si dice ma come è possibile, Jacob non è morto, ma l'hanno imbalsamato, eccetera, eccetera, e Rashi da qualche parte dice, sembra, si sono immaginati, hanno visto, sembra questo, ma la realtà è un'altra. Come dire, hanno visto tutto quello che è stato fatto, l'hanno sepolto, hanno visto che l'hanno sepolto, esiste una realtà di quello che si vede, ma parallelamente esiste una realtà che è quella vera della Torah e quella è la realtà vera, che dice quindi si sono immaginati, l'hanno visto. E questo è Rashi che in genere dice semplicemente il Pshat, la versione letterale, insomma, la spiegazione letterale, semplice. Daniela? Dice di Sì, qualcosa. ma non si potevano sentire i suoni degli strumenti di ferro dal Bet HaMikdash perché il ferro era associato a qualcosa di La negativo. distruzione, Solo per certo. quello. Sì, il ferro associato al male, sono le armi, sono quelli che accorciano la vita e l'altare è quello che allunga la vita, per cui il ferro è bandito. Ah, ecco, una cosa ancora da sapere, David Amelech non ha costruito il tempio perché poi è stato detto che Shlomo doveva farlo, però David HaMelech ha raccolto tutti i materiali e quando ha raccolto tutti i materiali nella Torah, anche quando si parla del santuario, vengono citati i materiali, sono oro, argento, rame, eccetera, eccetera, eccetera. Però a un certo punto è citato una quantità assurda, tonnellate di ferro che David ha accumulato e che esistono da qualche parte, e uno si chiede perché, per cosa, visto che non era possibile usare il ferro.
Qui c'è la grande novità, che è il terzo tempio, quando tutto l'aspetto negativo del ferro non sussisterà più, perché non ci sarà più né la morte né il male, quindi il ferro potrà tornare a rappresentare soltanto la forza, ma quella forza del Kedushah. Nel terzo tempio ci sarà tantissimo ferro, sarà costruito anche con molto ferro. Per cui anche questo è interessante. Volevo solo ringraziarti Non so. Ruth perché ci dai Ruth, tanta forza. chi sta parlando che non sento bene? Proprio di fare sì, Ruth. Sono Simonetta da Trieste. Ti volevo Ciao. dire che ti ringrazio per tutto quello che la forza che ci dai nel spiegare, nel trasmetterci è molto molto importante. Aspetto sempre la tua lezione ogni settimana, veramente, con Baruch impazienza, perché so che Hashem. imparerò tante cose che mi faranno progredire. Baruch Hashem, mi fa molto Grazie, piacere. Ripeto, però, veramente. sempre, soprattutto per chi dice che questi concetti sono nuovi, di non farmi parlare da sola, nel senso che se qualcosa non è chiaro, è meglio a un certo punto, qualche volta interrompere, qualche volta alla fine tornare, però far chiarezza, perché altrimenti. No, hai ragione. Infatti qualcosa volevo chiedere, ma hanno chiesto le altre, per cui benissimo, proprio. Okay. Grazie. Grazie. Ruth, ti posso chiedere una cosa di Allahà che mi si è presentata questi giorni? Io non sono un rap, per cui tu puoi Va ancora. bene, però quello che faresti te, insomma. Chiederai un rap. Dimmi. Vabbè, allora chiedilo per me poi, e poi mi fai sapere. Ascolta, no, una cosa al volo. Se io, per esempio, mi sveglio alle 5 di mattina e faccio Netilat Yadayim, e poi mi riaddormento e mi sveglio alle 8, devo rifare di nuovo Netilat Yadayim con la Barakah. No, allora la barakah non la fai né la prima né la seconda volta. Nel Ma senso dai. che se tu di notte ti svegli prima di andare in bagno, fai Netilat Yadayim. Come ti svegli, non tocchi orifizi, non tocchi cose con le mani. Si dice che il sonno è come una piccola morte in cui l'anima si stacca e va a riprendere. Come una batteria che la metti in carica, va a riprendere la carica dalle sue origini. E al mattino noi facciamo le brachot e ringraziamo Dio ogni giorno della brachà dell'anima che ci ha restituito. Questo distacco dell'anima in qualche sua parte del corpo produce un'impurità, come noi sappiamo che la morte produce impurità. E questa impurità si concentra sotto le unghie, si concentra sotto le dita. Per cui noi non dobbiamo soprattutto toccare nessuno dei nostri orifizi, bocca, naso, occhi, eccetera. Per cui come no, la cosa migliore è preparare un recipiente vicino al letto col Natlan e fare immediatamente lì la Netilà, poi si va in bagno, dopo che si è andato in bagno ovviamente si fa Netilat Yadayim che si fa dopo essere andati in bagno con la Brachà, ma non la Brachà del Netilat Yadayim, del fatto che si è andato in bagno. Dopodiché torni a dormire. La volta che ti svegli al mattino per alzarti e non per tornare a dormire, lì fai prima fai il Modéani, poi fai il Netilat Yadayim e poi ti alzi e non torni più a dormire. Questo. Quindi aspetta, riepilogando che ho capito non molto, cioè praticamente la mattina se io mi sveglio alle 5 non devo fare Netilat Yadayim con la Berakah. No, Senza però. tu fai Netilat Yadayim senza Brachà, se devi andare in bagno poi fai il tuo Netilat Yadayim del dopo bagno con la Brachà Asher Yatzar e te ne torni a dormire. Quando ti Ok. svegli definitivamente fai il tuo Moedeani, fai il tuo Netilat Yadayim senza Brachà e poi dopo che sei andato in bagno e hai fatto quello che devi fare, cominci le brachot del mattino, nelle brachot del mattino è compresa Asher Yatzar, al Netilat Yadayim sul lavaggio delle mani, eccetera. Ho capito.
Ok, grazie. No, se volete essere più sicuri, insomma, chiedete a un Rav, perché io Rav non sono. Ok, grazie. Scusa Ruta, adesso mi è venuto in mente, se qualche volta, oggi sì, mi è successo perché ero stanchissima, si va al pomeriggio magari per mezz'ora a dormire, poi quando ci si alza bisogna fare anche allora. Allora non avevo detto mai che pensato per il tempo finora di non so quanti respiri che corrisponde circa una mezz'ora, se oltre questo tempo conviene fare Netilat Yadayim. Cioè se sono 10 minuti no, ma se più di mezz'ora conviene. No, no. Sono stata circa mezz'ora. Perché poi per sicurezza conviene fare il Netilat Yadayim, ma senza Bracha. Sì, ho capito. Bene, grazie. Ruta, c'hai tempo di spiegarci qual era il problema del bicchiere di notte coperto e scoperto? L'ho trovato. Ho dimenticato di metterlo, ma l'ho trovato. Esiste sulla, oddio, adesso non so se me l'ero segnata, dove me l'ero segnata. Esiste sul Shulchan Aruch? Non parla della notte. Parla di lasciarlo per un certo tempo. Sul Shulchan Aruch lo posso vedere, ce l'ho dove. È qualcosa che è legato alle cose che creano pericolo, che sono pericolose. Io penso che, per quel poco che mi ricordo, penso che abbiano una connessione con il fatto che un tempo, se lasciavi dell'acqua scoperta, potevano passarci degli scorpioni, eccetera, lasciare veleno, cose simili. Da questo proviene la cosa. Per cui sul Shulchan Aruch che ho trovato era scritto di non bere dell'acqua, che è rimasto scoperto per lungo tempo. La notte è il tempo più lungo che uno può immaginare, per cui chiaramente in genere se ne parla riguardo alla notte. Però l'avevo trovato, ma l'avevo cercato, ci ho messo un po' a trovarlo. Ah, ecco, per la pericolosità, forse qua. Bevande rimaste scoperte. Allora, capitolo 33 del Kitzur Shulchan Aruch, quello con la traduzione italiana. Ma io ce l'ho a Roma, veramente. Capitolo 33, 5.14, dice: è il caso di stare attenti a non bere delle bevande che sono rimaste per un lasso di tempo prolungato scoperte. Vabbè, però se uno lo copre non c'è problema. Non c'è problema, certo. Per chi ha il Kitzur Shulchan Aruch è a pagina 210. Giulia, tu hai l'alakha per oggi? Sì, so quella lì che avevo preparato già, che ho messo. Comunque la leggo. Allora, preparazione delle proprie membra all'esecuzione del volere del Signore. Yehuda, figlio di Tema, diceva: nel compiere la volontà di tuo padre che sta in cielo, sii audace come il leopardo, leggero come l'aquila, veloce come il cervo e forte come il leone, perché Avot. Audace come il leopardo significa che non si deve provare vergogna di sentire Dio benedetto, sia il suo nome, neanche se ci si trova dinanzi a persone che lo scherniscono. Leggero come l'aquila si riferisce alla vista. In altre parole, bisogna essere pronti a chiudere gli occhi quando si sta per assistere a cose indegne, poiché questo è l'inizio del peccato. L'occhio vede, il cuore desidera e le membra compiono l'azione. Rapido come il cervo riguarda le gambe, affinché esse si affrettino ad eseguire le buone azioni. Forte come il leone si riferisce al cuore, giacché è in esso che risiede la forza di servire il Creatore, benedetto gli sia. Ciò significa, nel compiere il suo servizio, si deve rinsaldare il proprio cuore e contenere il cattivo istinto per poterlo sottomettere, così come un prode raccoglie le proprie forze contro il suo avversario per superarlo e gettarlo a terra. E posso chiedere una cosa?
rispetto a questa cosa del cuore, no? Noi abbiamo spesso lavorato sul fatto del cuore e, diciamo, cuore e l'intelligenza, insomma, che ci deve essere questo equilibrio fra queste due cose. Che cosa si intende qui quando dice proprio cuore e che desidera, no? Compiono la mitzvah, cioè che perché passa attraverso il cuore in questo caso qua? Ripeti non so la se... frase, che lei rileggi la frase del cuore. Allora, riguarda, allora, forte come il leone, si riferisce al cuore, giacché è in esso che risiede la forza di servire il creatore, benedetto egli sia. Ciò significa che nel compiere il suo servizio si deve rinsaldare il proprio cuore e contenere il cattivo istinto per lo poterlo sottomettere. Cioè, un pochino volevo capire meglio questa cosa. Sì, della... nel Tanya ha spiegato che la sede dell'anima divina è nel cervello, la sede principale, infatti. E poi si riversa nella parte destra del cuore, e la sede dell'istinto del male nella parte sinistra. Ora, noi sappiamo che l'ordine deve essere che Morshalit Alev, che l'intelletto, ma l'intelletto guidato, l'intelletto collegato alla Torah, that deve comandare sul cuore. E quando il processo è fatto nel modo corretto, allora il cuore, la parte del cuore giusta, si riempie talmente dell'amore per Dio che si riversa anche dall'altra parte, riempie anche l'altra parte, e tutto quanto, e allora il servizio divino viene fatto allora non solamente con il pensiero, ma viene fatto con tutta la persona, anche con tutto il cuore, l'emozione. Penso che a questo si riferisce. Bello. Quindi la completezza c'è attraverso questo lavoro qua, la completezza dell'azione, unendo queste cose. Perfetto, grazie. Ok, se nessuno più vuole partecipare o raccontare anche qualcosa che... Ah no, aspettate, questa ve la devo raccontare. Troppo bella, scusate. A volte passano in rete Facebook delle cose che, pur venendo non dalla Kedushah, hanno una simbolica che è fantastica. La foto magari ve la mando, collegata a questa storiella che è chiaramente vera, è un corridoio pieno di palloncini. Cosa dice? Che una... L'hai vista? Che un insegnante... Carinissima, bella, bella. Che un insegnante ha consegnato a ognuno dei suoi allievi un palloncino, pregando ognuno di gonfiarlo e di scriverci sopra il proprio nome. Dopodiché ha detto a tutti quanti di buttare nel corridoio i palloncini, e gli insegnanti li ha tutti mescolati. Dopodiché gli ha dato il compito che dentro 5 minuti ognuno doveva trovare il proprio palloncino. Questi hanno cominciato a scavalcarsi, entrare uno sopra l'altro, cercare il proprio palloncino, passare il tempo, nessuno è riuscito a trovarlo. A quel punto l'insegnante ha dato una direttiva diversa e ha detto: ora ognuno prenda il palloncino che ha, che trova più vicino a sé, e lo consegni alla persona sulla quale c'è scritto il nome. Nel giro di 5 minuti ognuno aveva il proprio palloncino. E quello che viene detto poi, a questo punto però leggo anche la morale, viene detta, un momento che io ho salvato, questo era troppo bello. La morale che viene detta è: l'insegnante ha detto agli studenti, questi palloncini sono come la felicità, non la troveremo mai se tutti cercano la propria, ma se abbiamo a cuore la felicità degli altri, troveremo anche la nostra. È bello. Bella sta cosa. Non siamo stati qui per... Ok. Bella, bella. Grazie Ruth. Grazie. Alla prossima. Ciao Julie. Ciao a tutte. Ciao a tutte ragazzi.